Begugni è il romanzo con cui Olga Tokarczuk vince il prestigioso riconoscimento, il Man Booker Prize. La più grande scrittrice contemporanea polacca presenta a Milano la libreria Verso i Vagabondi, edito da Bompiani. Un racconto di viaggi nel tempo, nello spazio e nella necessità umana di essere nomade. Intervista di Rosso Tibet. La libertà di spostarsi all'interno del mondo è una necessità dell'essere umano. Tu lo racconti nei tuoi libri. Tu hai compiuto un viaggio di 2 giorni per raggiungere l'Italia scegliendo di non volare. Questa tua scelta dove affonda le radici? Io sono tradizionalista, quindi per me viaggiare in questo modo, stando con i piedi per terra e continuando il mio viaggio piano piano al modo tradizionale, è un modo di non perdere mia anima, di andare avanti senza fare troppa rivoluzione. Ci tieni a curare quella che è la tua eccentricità? In che modo la racconti? Probabilmente questa è una regola di tutta la letteratura, che bisogna trovare il modo di vedere le cose insoliti. Tu sei una psicologa di formazione, sei curiosissima, sei un amante delle costellazioni, studi anatomia. L'anatomia ti piace, sei seduta in un ambulatorio medico e pensi dove possa essere situato il tuo fegato, per esempio. Non è una questione metafisica, non c'è un segreto metafisico che è legato a questa ricerca. Quando decido di scrivere un libro, decido anche gli argomenti che voglio toccare in questo libro, l'argomentazione, la motivazione. Meraviglioso umorismo, immaginazione e brio letterario. Quali di queste caratteristiche ti contraddistinguono di più? Io sono molto contenta che l'Inghilterra riconosce il mio humor nero. Lo so che non tutte le persone riescono a percepire questo humor nero, però sono molto felice che ci sono le persone che la percepiscono. Io ho adorato Giannina. Dei suoi personaggi, quale ama di più? In difesa dei più deboli, Giannina. In Polonia, durante manifestazioni, c'erano le scritte che riguardavano Janina, che diceva: Janina Duszejko, non vi può perdonare queste faccende. Dico l'animale nel quale tu ti identifichi. I lupi ci ricordano che noi siamo delle creature che non si ripetono, irripetibili. Le creature uniche e che poi siamo molto legati alla natura. Sicuramente se c'è ancora libertà in qualche parte del mondo, questa libertà sono dei lupi. Questo è proprio una cosa che appartiene a questo mondo in questo momento. Ci dobbiamo difendere. Il tuo rapporto con i social, so che dopo Jacob che hai scritto hai ricevuto anche delle minacce pesanti, è vera? Questa cosa è come l'hai gestita poi nei confronti proprio degli attacchi? E internet è comunque è un mezzo per poter percepire, dimostrare i sentimenti belli, le cose belle, ma anche purtroppo quelle brutte. Grazie, sei stata gentilissima, sono onorata, hai degli occhi bellissimi. Dziękuję bardzo, grazie, thank you so much.